cosa più emblematica è il fatto che tutto si facesse con grandissima rapidità, cercando di portare a termine le operazioni, le attività molto velocemente, perché allora si pagava consumo, ci sembra quasi impensabile, oggi è veramente lontano nel tempo. All'inizio la usavo per giocare online con dei miei compagni di classe, ricordo che al tempo pagavamo la bolletta in base all'utilizzo, quindi ogni minuto andava goduto a pieno e dovevo centellinare l'uso. L'internet economy ci ha travolto e il poter ordinare uno spazzolino da denti a casa e farselo recapitare in un'ora da Amazon è una roba che a noi non sarebbe mai venuta in mente, invece è il punto di partenza con cui i ragazzi di oggi si relazionano con gli oggetti e con le cose. Internet è premessa delle vite delle persone, è antefatto della vita delle persone, la rete è premessa della vita. Umberto Eco disse: in Italia l'e-commerce non decollerà, non potrà decollare, sarà impossibile, perché le poste non funzionano. Noi vendemmo il primo libro il 3 giugno del 1998. Fu la prima transazione che in Italia fu pagata con carta di credito, con un pagamento riconosciuto online dall'allora servizi interbancari. Sicuramente c'era un limite di diffusione, chiaramente, no, di internet in Italia, e poi molte perplessità da parte degli acquirenti. Chi vendeva online doveva chiamare per telefono il cliente e avere una conferma telefonica che fosse effettivamente stato lui a ordinare. Una delle cose più curiose che ci sono capitate i primissimi anni sono state alcune proteste, in alcuni casi accompagnate da lettere degli avvocati, di editori che ci intimavano di non utilizzare sul nostro sito le copertine e le informazioni relative ai loro libri, che giudicavano di loro proprietà. Noi, voglio dire, gli abbiamo spiegato, no, che facevamo un'operazione nel loro interesse, perché noi eravamo lì per vendere, e devo dire che qualche editore comunque non l'ha capita e ha preferito essere escluso dal nostro catalogo. Ecco, quindi diciamo che non è solo dal punto di vista dal lato del cliente, no, una certa immaturità e incomprensione dei meccanismi di internet e dell'e-commerce, ma anche dal punto di vista delle aziende, degli editori. La libreria col più grande assortimento nel 98 era la libreria Eupli di Milano, che aveva credo tra i 60 e i 70 mila diversi titoli sugli scaffali. Ma IBS, quando è partito, aveva già tra i 250 mila e i 300 mila titoli italiani in catalogo. Quindi questo le dà un po' la misura di come la disponibilità gratuita del catalogo di tutti i libri in commercio abbia rappresentato quella che poi è, vogliamo definire, una democratizzazione, no? Nella diffusione dell'informazione, che non ha riguardato ovviamente solo i libri, ma che nel settore dei libri noi abbiamo certamente percepito in modo molto netto. Diesel ha lanciato il suo primo sito online primi 90, 94. Era veramente qualcosa di diverso, un modo di comunicare, di dialogare che non esisteva. Quindi interazioni, immagini delle nostre pubblicità, ovviamente i nostri prodotti, si parlava molto del brand, era qualcosa veramente di speciale. Poi sulla scia del sito siamo partiti anche a fare il primo store online, e l'abbiamo fatto in Svizzera, perché la Svizzera mi garantiva la consegna in 24 ore. Era stupendo stare lì ad aspettare che arrivavano gli ordini. Mi ricordo che si vendevano tipo 16 jeans al giorno. Era un'esperienza molto molto diversa di quello che era il retail normale classico. E i giovani sono stati i primi, quindi i giovani sono quelli che sono riusciti a trasmettere più di tutti questo nuovo modo di lavorare, questo nuovo modo di avere informazioni, questo nuovo modo di poter dialogare con il mondo. La tecnologia ha veramente cambiato l'industria, tipo noi eravamo già molto avanti su tutto quello che è il mondo del lavoro all'interno dell'ufficio stile, dove abbiamo cominciato gli stilisti a creare le proprie avatar, quindi le proprie modelle messe a computer, dove gli stilisti danno
gli abbinamenti, i colori, le stampe. Poi la cosa bella è che tu puoi cambiare la tua modella in tempo reale, cambiare le sfumature, cambiare i colori, cambiare le stampe, cambiare i posizionamenti, e ti dà un risultato completamente diverso. Oggi riusciamo addirittura con la 3D a fare dei prodotti totalmente digitali. I prodotti non vengono mai realizzati, si realizza proprio tutto quanto perfettamente nello schermo, andiamo a fare la vendita direttamente al consumatore sullo schermo e dopo se il consumatore sceglie quel prodotto si va in produzione. Quindi la tecnologia oggi ha dato dei mezzi incredibili per poter realizzare le nostre collezioni e soprattutto un grande risparmio di costi.